Amici ed amiche, una buona, buonissima giornata a tutti, buonissima serata a tutti, da un'idea TP. Continuiamo un attimo carrellata Doom, andiamo a vedere il secondo capitolo della serie, uscito un anno dopo, ma io l'ho giocato dopo, molto tardi, l'ho giocato molto tardi, l'ho giocato anche dopo. Passiamo un po' il volume, poi, i grugniti di Doom. L'ho giocato dopo la versione Nintendo 64, questo perché non ce l'avevo, non prendendo giochi PC, non ce l'avevo e ho giocato Doom, saltato Doom 2, rigiocato dopo per la prima volta, solamente quando ho preso questa qui, la Collector Edition per Xbox normale, dove è presente Doom 2, Doom 3 e DLC, però noi oggi lo giochiamo in questa versione qua, la versione per Xbox 360, la BFG Edition, dove c'è sempre le stesse cose, Doom 2, Doom 3 e l'espansione. Doom 2 cosa cambia? Innanzitutto è il seguito diretto ovviamente di Doom, dove la storia prosegue dal finale, dalla fine degli ultimi eventi del primo capitolo. Un piccolo appunto da fare che, come abbiamo visto, la versione che ho giocato io di Doom era quella completa con tutti gli episodi, perché in realtà nell'originale gli episodi non erano 4 ma erano 3. Il quarto episodio è stato aggiunto in quella versione che ho giocato io. Quarto episodio che noi, una volta sconfitto Ragnone infame bastardo, c'è un episodio in più che va a rappresentare il nostro viaggio di ritorno sulla Terra. Doom 2 prosegue proprio da lì. Arriviamo sulla Terra e abbiamo una spiacevolissima sorpresa. Scopriamo che i demoni sono riusciti ad aprire un varco e hanno invaso la Terra e hanno ucciso miliardi di persone. I pochi sopravvissuti terrestri sono riusciti nel frattempo a organizzarsi e a costruire delle astronavi per fuggire e trovare un altro pianeta, un nuovo pianeta sicuro, ma i demoni hanno fatto in modo di mettere una barriera in modo tale da impedire la fuga dei pochi terrestri sopravvissuti, ed ecco che noi arriviamo e dobbiamo cercare di fare qualcosa per risolvere la situazione. Cosa cambia a livello di gameplay? Ma sinceramente a livello di gameplay non cambia molto, la sostanza è quella. Cambia sicuramente il motore grafico, tanto che i tempi servivano già PC più prestanti per far girare Doom 2. Le mappe sono state caratterizzate meglio, se si può dire, sono state complicate, sono più grandi. Qua non è diviso a episodi il capitolo, ma a livelli è molto lungo. Più creature, nuove creature e nuove armi. E per il resto la ricetta è quella vincente di Doom. Quindi facciamo una breve partita veloce. Ecco, vedete che qua mi dà due episodi separati. Questo è il Doom classico che andremo a giocare noi. E questo è un episodio aggiuntivo, No Rest for the Living, che ho trovato nella BFG Edition, anche nella Limited. Cos'è? Sono 8 livelli aggiuntivi più uno segreto, fatto adesso non mi ricordo da più chi, e comunque in collaborazione sempre con ID Software. Quindi sono 8 livelli aggiuntivi più uno segreto, e va a livello storico inserirsi direttamente dopo il finale di Doom 2, se non mi sbaglio. Quindi andiamo a giocare invece il nostro Doom classico. Anche qui minimo bisogna giocarlo a fammi male, però adesso io alzo un attimo il volume. Il gioco è un po' più cazzuto, rispetto al primo Doom. Ci sono più nemici, ci sono armi più devastanti e più efficaci, e lo vedremo. Bella quella cosa qui che si può fare tipo in stealth, fregare i nemici così. Ok. Musica sempre all'altezza, sempre milioni di aree segrete da scoprire. E sentivo un ascensore qua. E è tutto da giocare, Doom, è tutto da giocare. Ovviamente
È comunque passato molto tempo da quando l'ho giocato l'ultima volta, quindi ricordo poco e niente anche di questo. Sarebbe da proprio rifarli e rifinirli tutti. Poi mi mancano alcuni episodi perché nel corso del tempo sono usciti. Vale diavoletti, maledetti. Sono usciti. Guarda quanti colpi che gli servono rispetto anche al primo Doom. Sono più cazzuti i nemici qua, eh. C'è un interruttore qui. Sento grugniti. Mi fanno paura. Qua mi sparano, c'è qualcuno che mi spara. Chi è che mi spara? Eccolo lì. Non era lui che mi sparava perché continuano a spararmi, eh. Oh, sono già riuscita. Ma chi è? Guarda dove sono, guarda dov'è. Qui c'è un ascensore che posso andare su sicuro. Per forza. Quindi? Oh, trucchi! Oh! Maledetto infame! Ok, qua. Qua ho attivato un interruttore. Ho attivato un interruttore che mi ha aperto porte, chi lo sa. Qualcosa ha fatto di sicuro. Qui c'è l'uscita ma non volevo uscire. Ah, mi ha aperto qui. Posso andare all'aperto. Sì, però c'è poca energia già. Cosa c'è qua? Oh, c'è il fucilone. Ah, allora, qui in Doom 2, a parte nemici nuovi, fa la sua comparsa l'arma più bella di tutti i Doom, o almeno quelli non moderni, fino al Doom 2016, l'arma più bella in assoluto. Sapete qual è? È la doppietta. La doppietta è l'arma più bella del gioco. Senza devastante. Io usavo, quando usavo anche, soprattutto nella versione Nintendo 64, finivo il gioco quasi con la doppietta, uccidendo anche le creature più difficili, perché è un'arma veramente spettacolare. Comunque, torno indietro un attimo, perché a parte quello è stato indietro porte, mi sa. A parte quello, ma tipo qua non sono entrato. Devo andare a vedere cosa c'è. Vedete che musiche. È Doom, Doom è. Doom è un capolavoro, c'è poco da fare. Due interruttori. Questo mi apre. Wow! Mi apre quella porta qui. Dove c'è l'armatura, anche gli oggetti, bene o male, sono rimasti quelli, eh. Armature. Medikits e tutto il resto, eh. Ma hanno aggiunto. Non c'è più trucchi qua. Hanno aggiunto la doppietta che. Sono sicuro che c'è. C'è una porta segreta da qualche parte. Però. Anche qui ovviamente è tempestato di porte segrete e trucchi. Scusate, sto cercando porte segrete. Qui dentro dove c'è la creatura lì, no. Vabbè, niente, usciamo. Oh, guarda quanta roba. Guarda quanta roba sprecata alla fine. Alla fine. Grande titolo anche lui. Li ho uccisi tutti, non ho lasciato niente, ho preso tutti gli oggetti, ho fatto il 60% di secret, nonostante tutto, nonostante avendolo fatto molto velocemente. Ok, continuiamo, andiamo al secondo livello, che qui, se sono fortunato, trovo già la doppietta che, no, già ho finito i colpi del fucile. Qui ci sono più nemici, più grugniti. Sono i colpi. Neanche un colpo mi ha lasciato giusto, stronzi infami. Qua ci sono due porte. Non c'ho più colpi del fucile. Questa è una tristezza perché è pieno di. È pieno di mostri. Sicuramente. Lasciami un colpo, maledetto. Almeno il fucilino qui, altrimenti col casino che c'è. Oh, questi sono pericolosissimi. Ma perché non ho. Ho zero colpi del fucile. Porco il diavolo, porco. Questi sono pericolosissimi. Quelli di colpi del fucile, perché hanno la doppietta in mano.
4 colpi. Che schifo. Aspetta prima di premere interruttori. No, sono obbligato a premerlo. C'è qualcuno qui che ti uccido subito, te maledetto, perché... Proviamo un interruttore. Cosa avrà fatto questo interruttore? Non è che possa aver fatto tanta roba. Sono all'inizio. Avrà sbloccato qui. Qua devo stare molto attento perché ci sono loro che ti fanno un male pazzesco. Ok. Datemi colpi. Ehi. Guarda quanta gente. Io adoro quando c'è così tanta gente. Porco il... Venite. Ammazzatevi un po' tra di voi, maledetti infami. C'è gente che mi spara, c'è gente che... Medikit! Attenzione a questi. Se riesco a mettere le mani sulla doppietta. Che so che c'è qui. Poi ne riparliamo. Nuovi colpi, per amor del cielo. Ma porco il... Ma da dove cazzo uscite, maledetti? Quanta energia che mi ha tolto quel bastardo. Sì, qua devo ancora entrare. Oh, oh, oh. Che simpaticoni, maledetti. Che simpaticoni. Ora, quanto medikit. Oh, ma è pieno, eh. Oh, 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 questa arma. In assoluto più bella di tutto il gioco, più bella e devastante. Peccato che ce l'hanno ancora, ma questa è un'arma spettacolare, sia nell'animazione di sparo, di ricarica. Nella versione Nintendo 64 ancora meglio, perché ovviamente è accentuato anche l'effetto rinculo e tutto. E a corto raggio, questa è un'arma devastante. Questa è un'arma che gli fa male veramente. Sentite i respiri delle creature. Anche lui però ce la vedete, che meraviglia. Ma da dove cazzo sono usciti ancora anche questi qua? Che meraviglia. Adesso vengo qua. Che ora devo andare su qua. Oh, che arma spettacolare questa! Oh, è uno spettacolo. Ancora ce n'è? C'è ancora qualcuno che mi spara, no? Si sta sparando tra di loro. Si uccidetevi. Ma che spettacolo. Da dove saranno mai usciti quei maledetti? Ma qua la luce. Non male che mi danno anche parecchi medikits, se no ancora ce n'è su, eh? Porco il diavolo, ma... C'è sulla chiave rossa qui. C'è sulla chiave rossa qui. Ah, ma c'è anche. No. C'è anche il tasto che posso correre. Ovviamente. E può servire in quelle zone qui. Tipo, vedete che io non posso saltare in Doom. Ma posso andare in quelle zone qui correndo. Esattamente così. Adesso se prendo la chiave rossa mi sarà l'impossibile. Sicuramente. E io c'ho la doppietta. E ho meno paura. Oh, il maialini. I maialini!
No, perché sono venuto su qui. Questa è un'arma spettacolare. E quanta soddisfazione dà. E che bello che è Doom. Che meraviglia che è Doom. È spettacolare anche il secondo capitolo. Ma di là. Sì, potrei consultare la mappa, ma... Devo andare a verificare una cosa, c'è... C'è sicuramente la possibilità di andare di là, ma... Ma vabbè, allora qui sono all'inizio, c'era la porta rossa, era qua. Sento respiri grugniti come sempre. Eccola qua la porta rossa. Qui non c'è più niente, no? Qui c'è un interruttore che mi aprirà l'altra porta. Esatto. Io non la mollo più quell'arma qua. Porta blu. Grugniti. Liquame strano. Ma mi fa male quel liquame qua. No. C'è gente che mi spara. Dove cazzo sono finito? Dove diavolo sono finito? Cazzo, ma quanta gente. Cioè, sono finito una... dietro la porta blu. Facciamo esplodere quel coso qua prima che... Sì, sì, venite, venite. Sono andato casualmente a trovare la chiave blu. Non sono volato giù in zone strane. E adesso dove torno indietro da dove? Doom è questo, posti angusti, ristretti. Adesso posso uscire da qua perché giustamente c'è la chiave. E mi manca di entrare qui, ma ho già visitato tutta quella zona qua. Qui prima sono volato giù. Qui sì, 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 sì. Ok, tutto qua. Anche qua sono già stato. Penso, sì. Sì, sì, qua sono all'inizio. Ok, ok, ok. Poi vabbè. E qua è l'uscita. E qua. È l'uscita. È un grande gioco, un grande titolone esagerato anche secondo voi. Sono stato contento. Anche solo di aver preso. Qua non c'è trucchi. La doppietta. L'arma mia preferita in assoluto di tutti i Doom e di aver potuto usarla. Sì, ok, qua è tutto. Prendiamo il medikit. Qui c'è un trucco. Ma stavo guardando se vedevo trucchi o se vedevo porte segrete, ma pazienza, questo era Doom 2. Prossima volta vediamo ovviamente Doom 64 per poi andare a fare una puntata Doom 3 per poi finirlo. Ho tante robe. Non penso di riuscire a finire tutto quello che ho in mente per Halloween. Lo farò sicuramente
dopo Halloween, cosa ci devo fare? Troppe cose da fare, troppe cose che devo fare. Bellissimo, capolavoro anche Doom 2. Per oggi è tutto, è stato un piacere, alla prossima. Ciao!